c'è più capriccio. Guarda, guarda cosa si fa. Noi su e giù la spalla destra, su e giù la sinistra, due volte la destra, ripete la sinistra. Porto le spalle vicino alle orecchie e una formichina le allontanerà. Disegno dei cerchi sempre più grandi e una giravolta mi fa tornare qua. La mia testa è un po' pesante, cade a destra e a sinistra, su una spalla poi sull'altra, sembra non fermarsi più, mentre torna su diritta, cade giù, guarda su e poi gira, gira, volta, si ferma quando lo decidi tu. Questo esercizio fa svegliare il nostro corpo, usa le mani e segui me, strizza le tue braccia una alla volta, poi le gambe, le ginocchia, strizza le tue braccia una alla volta, poi le gambe fino ai piedi. Al circo siamo venuti, un giro noi facciamo, è un'atmosfera magica, andiamo ad esplorare. C'è un equilibrista sulla pista e una camminata lungo il filo farà. Un piede avanti all'altro, attento, attento, mantiene l'equilibrio, ecco come fa. Afferrando le tue mani puoi sentire le sue dita, come una calamita, non si staccano più. Prima i pollici, poi gli indici, i medi e gli anulari, i mignoli, completa le mie mani. Per salutare scuoto. Passa uno sballo, canta ballo, canta, canta ballo, canta ba, ba, ballo. Sono sempre meravigliosi i bambini, li avete visti esibirsi, i bambini del Cantaballo, un modo e un progetto nuovo che quest'oggi vi presentiamo insieme alla nostra ospite. Diamo il buongiorno alla dottoressa Rosa Cipriano, insegnante di danza e movimento creativo. Buongiorno, ben trovata a Mattina 9. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sicuramente i bambini sono straordinari, un nuovo modo di apprendere, un nuovo modo di essere creativi attraverso la musica, la danza, il canto. Però come nasce nello specifico Cantaballo? Cantaballo è il primo programma di esercizi motori cantati e ballati per bambini dai 4 agli 8 anni. Ho creato e ideato il programma Cantaballo proprio allo scopo di aiutare i bambini a sviluppare le capacità motorie. I bambini di oggi non sanno più muoversi, hanno difficoltà motorie importanti, si assiste a un vero trend involutivo delle nuove generazioni. Il Cantaballo nasce proprio dalla mia passione per la danza, dalla mia passione per il canto. Quindi canto, ho scritto le canzoni che interpreto allo scopo di, attraverso la canzone, aiutare i bambini a muoversi. Proprio un'attività completa, dall'inizio fino allo stretching, possiamo dire, utilizzato attraverso sempre la musica cantata, con delle parole apposite. Come mai i bambini si muovono di meno rispetto al passato? In realtà oggi sono tanti i motivi, sicuramente colpa della sedentarietà, di un uso smodato della tecnologia, colpa anche di un certo iperprotezionismo da parte dei genitori. Ci sono tante ricerche che parlano del fatto che molto probabilmente entro il 2022 i bambini e gli adolescenti arriveranno al grado zero delle capacità motorie. Eppure il nostro corpo ha bisogno del movimento come dell'aria che respiriamo, quindi è fondamentale. È fondamentale per i bambini, naturalmente, femminucce e maschietti, che a partire da quell'età comincino il movimento. Il movimento non è sempre ben voluto, ecco, soprattutto da maschietti, quindi c'è bisogno di invogliarli.
Questo progetto, ecco, che risultati ha dato anche per i maschietti? C'è voglia di apprendere, ma soprattutto di muovere il proprio corpo? Esatto, il cantaballo è stato testato anche da un comitato scientifico composto da neuropsichiatri infantili, logopedisti, docenti, docenti della scuola dell'infanzia, ricercatori universitari. Abbiamo testato come proprio la canzone aiuta un movimento naturale, quindi i bambini non vivono passivamente il movimento, anzi sono i protagonisti. E quindi sono i protagonisti di un'attività che li coinvolge a 360 gradi. Intanto si assiste a questo processo di involuzione, c'è una sorta di sedentarietà, noi vogliamo saperne un po' di più. Tant'è vero, abbiamo in collegamento telefonico la pediatra Teresa Fusco. Buongiorno dottoressa, ben trovata. Dunque, dicevamo, l'Italia è tra i paesi più sedentari d'Europa, si assiste a questa involuzione purtroppo triste per i nostri bambini per questa fascia d'età che va dai 4 ai 8-10 anni. Come mai? Che cosa sta accadendo al nostro paese? Allora, diciamo che un po' la cultura alimentare a cui viene dato uno scarso peso nel corso della vita dei bambini, quando bisognerebbe dare delle indicazioni su, per quanto riguarda quella che deve essere la loro giusta alimentazione. È un po' anche l'influenza dei media, dei social network che purtroppo vanno ad influire per quanto riguarda lo sviluppo, il neurosviluppo e la vita relazionale dei nostri bambini. Dobbiamo parlarne un po' per fascia di età, perché nei bambini piccoli spesso è comodo l'intrattenimento davanti ai telefonini, cellulari, iPad. Diciamo che questo certamente non favorisce né la vita all'aria aperta, né il gioco, né altre attività che potrebbero invece andare a intervenire sia per quanto riguarda lo stato di salute del bambino, sia per quanto riguarda lo sviluppo neurocognitivo, affettivo. L'intrattenimento davanti a questi social, quindi nei bambini più piccoli, oltre a determinare e a peggiorare una sedentarietà, quindi che favorisce il sovrappeso e l'obesità, favorisce anche nei bambini molto piccoli purtroppo l'isolamento e quindi atteggiamenti che tendono alla chiusura del bambino piuttosto che invece all'aria aperta, il contatto con gli amici, il gioco, che sono certamente attività molto più creative e quindi anche non solo dal punto di vista psicoaffettivo e relazionale, quindi dei rapporti con i compagni, anche per quanto riguarda l'alimentazione di questi bambini. Dottoressa, quello che dice è molto interessante, peraltro il suo commento è stato molto esaustivo, ha già detto praticamente tutto, dall'alimentazione fino alla corretta mobilità, se di mobilità insomma possiamo ben parlare. Sì. Le chiederei pertanto di esprimere un vademecum, cioè dall'alimentazione sino alla tipologia di allenamento per i bambini rispetto alle varie fasce d'età, naturalmente da suddividere tra maschietto e femminuccio, perché naturalmente credo che il ballo sia più per come gusti, diciamo, per natura. E gli adolescenti, perché gli adolescenti vengono danneggiati moltissimo, perché essendo una fascia di età in cui il bambino è anche facilmente è più debole, quindi facilmente influenzabile, e questi giochi con cui loro si intrattengono davanti ai computer, giochi di società che fanno sempre tramite i computer, favorisce la dipendenza e quindi la ludopatia e quindi scarso interesse per i rapporti sociali e quindi anche attività sportiva da poter fare fuori. Quindi naturalmente lei esorta uno sport all'aria aperta e per la socialità e naturalmente per la forma fisica rispetto ai bambini. E quindi sarebbe auspicabile che i genitori riuscissero a controllare il tempo che i bambini, i ragazzi, gli adolescenti trascorrono davanti a questi media. Così come sarebbe auspicabile non solo controllare il tempo, ma anche su quali social questi ragazzi vanno. Esatto, perché poi qui le dinamiche si ampliano, dottoressa, poi entriamo in altre sfere di competenza. Intanto grazie per i suoi preziosissimi consigli, ringraziamo per il collegamento telefonico con la dottoressa pediatra Teresa Fusco. Grazie, buon lavoro.
Grazie. Grazie. Intanto, ecco, un elemento importante individuato la nostra pediatra: i videogiochi, i tablet sono un elemento negativo, ma è effettivamente così? Come la pensa il nostro popolo, i nostri cittadini in merito all'argomento? Glielo abbiamo chiesto, vediamo. La sedentarietà nei ragazzi oggi è aumentata. Vari studi ne confermano che la causa possa essere l'uso di dispositivi elettronici. Siamo scesi in campo a chiedere ai cittadini qual è la loro opinione. Sì, certo, come no. Questo è una volta ai tempi nostri non era così, non avevamo tutto questo e quindi giocavamo in strada, ci inventavamo delle cose, quindi... No, potrebbe darsi, non lo so esattamente, perché io fortunatamente ho avuto figli sportivi e nipoti sportivi. Ho qui l'esempio, mia figlia lampante che non so è sparita, però sì, è per quello, perché lei per esempio sta sempre a guardare il cellulare, poi è pigrissima anche per fare una passeggiata, mi dice 10 volte che non ha voglia di camminare. La vedo dura, regole ai ragazzi. Ci vorrebbero dei genitori in grado di imporre delle regole. Secondo me è la causa principale. Ci saranno anche cause secondarie, ma questa è la principale e che purtroppo non riguarda solo i ragazzi, ma anche persone di una certa età. Intanto noi cerchiamo di fare prevenzione attraverso il cantaballo, perché l'età giusta, dottoressa, per dare luogo alla capacità di coordinazione e di movimento del proprio corpo. Sì, assolutamente sì, e per gli spettatori di Mattina 9 ho riservato una sorpresa, andate sul sito, potrete scaricare subito degli esercizi da applicare subito con i bambini, anche con i vostri figli, quindi sia per genitori che per insegnanti. Per farli insieme magari. Sì, assolutamente sì. Intanto per chiudere abbiamo 2 libri che lei stringe tra le mani. Sì, forse... è il primo volume del programma Cantaballo, che comprende un manuale e un CD, all'interno appunto ci sono le canzoni alle quali sono abbinati appunto gli esercizi motori, e poi trovate tutte le informazioni sul sito cantaballo.it. Complimenti. Grazie alla dottoressa Rosa Cipriano, insegnante di danza e movimento creativo, per essere stata in nostra compagnia. Pubblicità. Grazie a voi.